con noi Mr. Retis dell'Hockey Tiene. Difficile commentare una partita così, penso che occasioni ce ne siano state tante, forse è mancato quel qualcosa che anche durante la Coppa Italia avevi già fatto un po' di riferimento. A te la parola. Sì, no, non è mai facile trovare parole quando si disputa una partita in questo modo, soprattutto quando hai una squadra che in Coppa Italia ha dimostrato tantissimo. In allenamento si dà da fare e è completamente diversa da quello che abbiamo visto stasera, e quindi mi chiedo un po', forse timore, la paura di vincere una partita. Generalmente ho tanti ricordi che in partita si arrivava e si sputava tutto quello che si aveva pur di vincere un match, e invece già due o tre partite che vedo tanta paura di questo, e di far vedere chi siamo e di quello che siamo capaci. Parleremo in settimana con i giocatori, perché io sinceramente non li riconosco, anche stasera come l'ultima partita con Braganza e di Coppa Italia, io non riesco a riconoscere rispetto a una settimana di allenamenti, perché... Ma forse quello che manca, forse, perché la personalità si è vista in campo anche nel secondo tempo, magari il primo tempo la partenza bruciante del loro segnato nei primi 10 secondi forse è stato anche un po' difficile, una partenza un po' in salita, però nel secondo tempo la squadra è venuta fuori. Forse manca quella responsabilità che un giocatore si deve dare anche in tutta l'azione, soprattutto nella parte finale, nelle conclusioni, essere pronti. Sì, beh, il primo gol è arrivato perché eravamo molli, lì davanti in area, continuo a ripeterlo, è un errore che abbiamo commesso anche in Coppa Italia, ma sembra che non entri in testa, probabilmente, non so, si è abituati così, però non è il modo giusto di affrontare una partita e l'atteggiamento giusto per affrontare una partita. Nel secondo tempo ci siamo stati un po' di più, sicuramente, manca sempre qualcuno che riesca a prendere delle decisioni giuste, quando dobbiamo andare al tiro non andiamo mai al tiro, quando invece c'è la difesa chiusa tiriamo addosso la difesa, e qua ci vuole testa, bisogna essere intelligenti, furbi, e bisogna lavorare su quello probabilmente, perché anche perché il campionato non è facile, questo campionato. No, è un girone molto difficile. Soprattutto direi. Tante squadre si sono rinforzate, quindi... Sarà difficilissimo, sarà un campionato dove dobbiamo metterci tutto il cuore, e io spero che ci sia un cambio già la settimana prossima, perché non possiamo aspettare, anche se siamo solo all'inizio, e io spero che insomma rivediamo il Tiene che abbiamo visto in Coppa Italia. Molto bene, e con questo augurio ti auguro un in bocca al lupo. Grazie. E una buona continuazione. Grazie mille.